10.000 mi piace, ragazzi, proviamo la carbonara con la panna. Ti piace? Ciao di YouTube, qui con voi e ciao di YouTube. Oggi, ragazzi, siamo in un nuovo video. Oggi, ragazzi, siamo ritornati in cucina. Come avete visto dalla copertina e come avete letto dal titolo, siamo qui nel piatto. Ormai io non so cosa fare, se fare quello originale o quella. O vediamo un attimo. Ma ragazzi, carbonara napoletana contro carbonara romana. Prima di spiegarvi cosa significano questi due piatti, sono qui in compagnia di Chef Franco. Ciao, ovviamente, ragazzi, mio papà mi darà una mano perché dobbiamo fare due piatti, quindi non sarà facile. Cosa significa carbonara napoletana e cosa significa carbonara romana? La carbonara l'avete vista tante volte sul mio canale, anche sul canale di Chef Franco, poi la vedrete. Mi raccomando, iscrivetevi, vi lascio il canale in descrizione ai video di cucina se non lo sapete. La carbonara romana è la classica, la cremina, la carbocrema, il guanciale senza aggiunta di olio, la conosciamo tutti, con solo pecorino. La carbonara napoletana, tra virgolette napoletana, cosa significa? Vediamo che tante persone, quando fanno la carbonara, la fanno con questa qua, la fanno con parmigiano e pecorino e la fanno con l'uovo un po' più cotto, perché ci sta a chi non piace l'uovo. Esatto, ci stanno persone che non piace l'uovo crudo. Noi oggi faremo vedere tutte e due le versioni e vediamo se la carbonara napoletana è buona quanto quella romana. Tempi antichi usavano la pancetta. Esatto, ma poi chi lo sa, ma perché la carbonara non la possono aver inventata gli americani col trasporto di bacon e di uova? Mi spiace solo una cosa, non ho preso la panna. No, volevo provare la carbonara con la panna. Vuoi fare quella la napoletana messa a sentire a me? Sentiamo. Senza due quindi dobbiamo mettere due uova in terra. Sì, bravo, esatto, sono d'accordo. 200 grammi perché poi dopo dobbiamo fare. Esatto, dobbiamo fare la prova. La carbonara ci mangiamo. Tre uova e un. Però io ci fa una cosa, poi vi faccio vedere. Il pensiero. Dopo vi facciamo vedere quella cremosa. Allora, le tre uova sono state messe. Allora, mentre tu giri io ti gratto un po', faccio un po' di pepe, ce lo mettiamo, sì, secondo me ci sta. Dimmi tu basta. Vai. Abbondante pepe, vai che ce ne fotto. Io sono pronto col pecorino. Quindi sale. Sì, giusto. Sale P. Butto. Ok. Nel tempo ti gratto un po' di pecorino dentro. Vai. Facciamo sia pecorino sia parmigiano. Ma l'intesa c'è? È intesa, ragazzi. Incredibile. Basta. Ci mettiamo un po' di parmigiano. Ci siamo. Alla grande. Ragazzi, vedete la carbocrema com'è? È molto più liquida perché abbiamo messo sia l'albume e sia il tonno. Vai, io faccio la pancetta. Io più che carbonara, questa la definirei pasta all'uovo. Eppure è buona. Noi vediamo come viene, dai. Allora, l'acqua bolle. Vai. Sale, guardate sempre. Noi. Sale quanto? Quanto basta. Attenzione con il sale perché... Non lo curo a me, chef. Ma c'è tutta l'olio, proprio a buio. Olio extravergine. Accendi su. Accendiamo tutto. E cosa so io qua? Olio extravergine di oliva della Puglia. Della Puglia. Con la pancetta ci vuole perché è meno grasso del guanciale. Carbonara napoletana si fa così. Una cosa essenziale, assaggiate sempre quando si butta la pasta. Basta. In uno chiuro ci battiamo la capa in. Vabbè. Senti una cosa, un po' di cipolla, no? Esageriamo troppo. Massacra. Oh, basta, va bene così. Tu vuoi fare l'uovo un po' cotto, la pasta la devi buttare. Certo, facciamo così. Molte persone a Napoli la fanno così. Beh, ci sta. Beh, ci sta, ma noi non vogliamo criticare. E infatti vi facciamo vedere tutte e due le versioni. Poi decidete voi nei commenti quale vi piace di più. Lo facciamo un po' a brustolire. Per questa carbonara napoletana abbiamo deciso di buttare gli spaghetti. Pasta lunga. Poi dopo vedrete che pasta buttiamo nella carbonara romana. Vai, vedi com'è, chef. Al dente? Ragazzi, siamo pronti. Un po' di acqua di cottura ci vuole sempre. Non deve stare la gamma troppo alta, quando buttiamo l'uovo. Tende veramente, facciamo un po' frittata. Però, facciamola così. Quando ero piccolo la mangiavo così. Sì, Ragazzi, carbocrema e non abbiamo spento sotto. È bella. È bella, sì. È frittadina. Un pochino. Ci vuole. Fatelo poco, ciao. Ma stai facendo fu. Ucia. Sì, l'uovo si è cotto, ragazzi, l'uovo si è cotto. Ringraziamo il nostro cameraman Christian. Siamo dopo 2 kg di carbonara solo per te. Questa è la nostra carbonara napoletana con l'uovo cotto, con la pancetta. Non ci resta altro che assaggiare. L'aspetto a me non male. Mi piace. Cioè, non si presenta neanche male, secondo me. Sei pronto? Ciao, Bu. Oh, un sapore ci sta, è saporito. Non la volete chiamare carbonara? Passa all'uovo, ma è buonissimo.
Tu non mi piace, vorrei che vengi che dici. Stiamo mettendo in dubbio la carbonara romana. Diamo un voto, chef. 8 e mezzo pure io. Vedete l'uovo come si è cotto? Fanno pure tante mamme incinte. Non piace l'uovo. Esatto, non possono, sì, magari. Cioè. Non possono, sì. Ora dobbiamo replicare quella romana. Poi viene bello. È arrivato il momento della vera carbonara. La carbonara romana. Con questo. Il guanciale. Ma qua non si sbaglia, eh. Non si può sbagliare. Fai la maggior parte delle cose tu, perché è cosa mia. Però il guanciale me lo controllo io. Comincio a tagliare le fette. Vai. È arrivata ora di portare a limare i coltelli. Sennò così è tutto. Cosa importante, levate la cotenna, ragazzi. Non la buttate. Una buona pasta e fagioli, secondo me ci sta bene. C'è. Grazie allo chef per avermi tolto la cotenna, per avermi tagliato le fette di guanciale e per avermi facilitato la vita. Ora le facciamo a listarelle. Tu fai la carbocrema? Faccio la carbocrema. Cremosa. La carbocrema di chef Franco con solo tuorli. Solo russo. Che ci fa capire. Più o meno 200 grammi di pasta, 3 tuorli, ragazzi. No, però togli, guarda. Per me è un'ammirazione. Cioè, un'ammonizione, no? Ammirazione. Bucciani a pioggia. Bucciani da pioggia. Deve diventare bello corposo. Perché poi ci mettiamo un po' d'acqua di cottura e un po' di sugo di guanciale. Dopo si pastorizza. Diventa una crema spettacolare. Guanciale pronto. E ora va in padella senza aggiunta di olio. Guanciale deve andare piano, eh. Si deve vetrificare. Bello, se, lo senti? Voi non lo sentite, noi sentiamo. Hai sentito? Sentite, bruciate. Mi raccomando, fuoco lento. Lenti lo bruciate. Con l'acqua sta cominciando a bollire. Bollere. Ad oggi, se voi pensate alla carbonara, dovrebbe essere la ricetta, dovrebbe essere questa qua. L'abbiamo detto pure prima. La ricetta originale. Abbiamo pure quella lì. La ricetta originale. Non secondo si sa me, qual è. Si sa. Non si sa, esatto. Quando diventa croccante. Lo spegniamo. Vediamo. Ecco, guardate questo passaggio, ragazzi. Acqua di cottura nell'uovo. L'uovo raggiunge un livello di grado in cui si pastorizza, tra virgolette, è cotto, non è crudo. Ragazzi, vedete, io spengo perché il guanciale ha rilasciato i suoi grassi, si è fatto bello croccante. Mettete carta assorbente sotto, così asciuga tutto il guanciale. Sempre bello mangiare la carbonara. Secondo me dopo la pizza è uno dei piatti. No, ma poi per la dieta è perfetto. Cioè, nella dieta mediterranea una carbonara al giorno c'è. Guardate il suo guanciale quanto è bello. Assaggiamo, dai. Spettacolare, assaggiamo. Facendo fede diventa più croccante. È? Spettacolo. No. Cazzo. Tre marie. È tranche. Ah, è tranche. Ah, tre marie. È come tre marie, come appunto. Ah, sugo del guanciale, signori. Azz. Pasta. Ma se metto troppo poco questa pasta. Sale sempre quando basta. Oh, are you? Vogliamo parlare anche del formato di pasta. Abbiamo scelto la mezza manica. Sì. Mezza manica. Ricade però, si attacca Ricada. Molto più vicino. Si attacca meglio, è vero, sono d'accordo. Ridere un po' la crema pasticcirca, va. È crema pasticcira o no? Però tu non mi devi guardare a me. Hai finito la carbocrema? Togli la carbocrema. Togli, buttiamola. Qualcuno lo facciamo più piccolino e più croccante. Vai. Facciamo piccolino piccolino. Sì, abbastanza. Ricordi che ho comprato pecorino sardo, molto più dolce. Mettiamo sopra. Se no viene troppo salata. Mi va. Però non è buccia nera. No, non è buccia nera. Buccia nera è questo. Io non cucino più. Lei non usa il pecorino buccia nera. Sì, ma non mi copiare, chef. Grattami. No, non è buccia nera, non lo posso grattare. Vai, grattiamo. Lei è la nostra aspirapolvere, ragazzi. Ma sa, pulisce tutto a terra. Qualsiasi cosa c'è a terra, lei non deve fare niente più. È arrivato il momento, ragazzi. Che devo prendere? Ti sputò. Ok. Ah. Guanciale. È arrivato il momento, ragazzi. Mamma mia. Vai. E andiamo. E che ce n'ho fu. Bellissima. Che cremosità. Facciamo uno io e uno. Si calmi perché lei. Anzi, però denunciato da mamma mia. Un altro po' di pecorino sardo, senza buccia nera. Polverato di pepe. Mamma mia. Questa è la nostra carbonara, quella là che noi desideriamo, però anche quella di prima. Da romana, questa è la nostra carbonara. Con la mezza manica. Bellissima. È arrivato il momento. Dobbiamo assaggiare. Buonissima. La cremosità di sta pasta è spettacolare. È bello, però guanciale, eh. Voto 9 e mezzo. È un'altra pasta. Quella di prima e questa sono due tipi di sapori diversi, certo, secondo me. Ragazzi, che dire? Carbonara napoletana contro carbonara romana. Vince carbonara romana, ma possiamo dire che sono due piatti buonissimi. A me mi è piaciuto tutti e due. Prima. Fateci sapere qui sotto nei commenti se amate la carbonara, quale preferite, come la cucinate voi a casa. Grazie chef Franco per la partecipazione di questo video. Trovate il suo canale in descrizione, mi raccomando, iscrivetevi. Detto questo.
Ci vediamo in un prossimo video. Sempre Forza Napoli. Tanti like, tanti commenti e ci vediamo al canale. Ciao! Ma perché? Ti metto forte. Viva la carbonara. Rubo pure il piatto di chef Franco. Ciao. Andiamo, via!